che ci siamo in collaborazione con il Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione di Belluno, continua questo nostro percorso che ci permette di conoscere tutto quello che di bello c'è nel nostro territorio. E pensate a quanta ricchezza, pensate a questo anno di trasmissioni che ci ha permesso di conoscere veramente tante preziose realtà storiche della nostra provincia. Il professor Augusto Modolo è nuovamente con noi oggi in studio, ben trovato, buongiorno, Buongiorno. perché nella precedente puntata, a beneficio di chi non ci avesse sentito, abbiamo avuto modo di raccontare un po' di storia e soprattutto le origini storiche, a dire la verità, del ponte di Capo di Ponte. E ci sarà ancora qualcuno che dice dove si trova il ponte di Capo di Ponte. Sì, appunto nelle Alpi naturalmente, ed è tra l'altro il ponte che dà il nome al comune, no? E al territorio. Attualmente si chiama Comune di Ponte nelle Alpi. C'è un angolo nel Comune di Ponte nelle Alpi che è particolarmente carico di storia ed è appunto il territorio dove si trova il ponte sul Piave e dove si trova la chiesa di Santa Caterina. Volevo fare un leggerissimo passo indietro rispetto alla puntata precedente e ricordare che mi è capitato, sempre consultando i documenti trascritti da Francesco Pellegrini, Francesco Pellegrini, storico importantissimo bellunese dell'Ottocento, ecco, il quale appunto nella sua trascrizione di antichi documenti ricorda che nell'anno 1327, il 10 agosto, abbiamo il testamento di Ser Riccobono da Pozzale, il Cadore è spesso presente nella storia di questo territorio. E questo Ser Riccobono da Pozzale è un documento, ci tengo a dirlo, che non era stato notato, mi pare, dagli storici dell'arte, prima che lo segnalassi io, ma il merito è di Francesco Pellegrini. Legavit unam libram olei Sancto Andrea de supra polpetum, lasciò in legato una libra di olio a Sant'Andrea di sopra polpetta. Sant'Andrea in Monte, la chiesetta che tutti conoscono in alto. E poi, legavit unam libram olei sancte Catarine, scusate, de capite pontis, lasciò in legato una libra di olio a Santa Caterina di Capo di Ponte, quindi il ponte, la chiesa, sono molto interessanti. Ma torniamo alle nostre vicende di personaggi. E sono diversi i personaggi. Noi la volta precedente abbiamo chiuso parlando di Visconti, adesso mi sfugge anche il nome, Gian Galeazzo. Gian Galeazzo Visconti. Adesso vediamo altri personaggi storici che comunque importanti, che richiamano l'attenzione proprio sul ponte di Capo di Ponte. Sì, negli anni 1412-1415, dopo un breve periodo di dominazione veneziana, ci fu una lo lunga lotta fra Sigismondo di Lussemburgo e Venezia. Sigismondo di Lussemburgo aveva conquistato Belluno, Feltre e parte del Trevigiano ed era in guerra con i veneziani. Il 24 maggio del 1412 il Consiglio dei Nobili di Belluno, mi affido alle trascrizioni e al testo intitolato Memorie e documenti riferentisi al ponte di Capo di Ponte, testo di Francesco Pellegrini pubblicato a Belluno nel 1878. Quindi la mia fonte principale è questa. Ripeto, il 24 maggio 1412 il Consiglio dei Nobili di Belluno decise di abbattere il ponte di Capo di Ponte e così si fece. Motivazione: impedire ai soldati veneziani, nemici, di fare scorrerie nel territorio bellunese, sperando che, cito Francesco Pellegrini, il ponte non venisse più riedificato. Così il transito delle merci si farebbe per Belluno con vantaggio dei cittadini. Sostanzialmente per andare da Venezia in Alemagna, e cioè nei paesi tedeschi, bisognava, Passare si sarebbe dovuto passare per Belluno, allungando il percorso. Questo nel 1412. Il 7 aprile del 1413 Sigismondo concluse con Venezia una tregua di 5 anni,
ordinò al consiglio, per mezzo dei suoi ufficiali, di rifare il ponte. Non si obbediva. E allora lui scrisse al consiglio stesso una lettera da Coira datata 22 settembre. I bellunesi risposero scusandosi e cercando motivi, dice Francesco Pellegrini, per indurlo a commiserazione del loro stato e sollevarli da tale spesa. Ma l'imperatore mandò una nuova missiva da Como, questa volta datata 15 novembre. Sigismondo nel 1414 ripeté rimproveri e minacce scrivendo da Piacenza, questo era sempre in movimento, sto benedetto Sigismondo. Lo dico in latino perché è interessante. Pluries iam scripta nostra iteravimus. Più volte ormai ripetemmo i nostri scritti. Ut pontem plasque pruc non cubatum debetis reformare. Che dovete rifare il ponte chiamato plasprug. Cioè il ponte di Capo di Ponte aveva anche un nome tedesco. Tedesco. Ed era plasprug, che sostanzialmente vuol dire ponte del piave, come troveremo anche in un testo successivo. Quindi c'è anche il nome tedesco del luogo. A questa intimazione rinnovarono le preghiere i bellunesi e scrissero anche al conte di Gorizia per assicurarlo che il lavoro del ponte era incominciato. Siamo nel settembre del 1414, ma in realtà, dice Francesco Pellegrini, il lavoro non poté cominciare in quell'anno. Il ponte fu compiuto nell'anno 1415, cioè più di 3 anni dopo la sua distruzione, e anzi, soltanto il 14 dicembre 1415 fu coperto per salvarlo dalle intemperie. Ponte di legno coperto. Quindi siamo qui nel 1415. 1415. In che momento troviamo quei due altri personaggi famosi che sono due mercanti pordenonesi? Siamo nel 1428, due mercanti, due delegati pordenonesi, Gaspare e Giovanni Danieri, erano andati dall'arciduca d'Austria a Innsbruck. L'andata fu per altra via, il ritorno fu per la via del Cadore. E si lasciano queste memorie, traduciamo in italiano naturalmente. Certo, quella è una via pessima e molto faticosa, e così si dice essere per tutto il Cadore. Questo a proposito di quanto difficili erano le strade un tempo. E poi arrivano a Capo di Ponte. Approdammo là tardi di notte a Cavo de Ponte. In verità il paese è distrutto e bruciato. Ci fermammo nell'ospizio di Pietro Bono, in latino è Petri Boni, tutti sanno che uno dei cognomi più diffusi a Ponte nelle Alpi è proprio Piero Bono. Ospizio che è molto buono. Spendemmo per noi ed i cavalli 54 soldi. E poi continuano, il martedì di buonissimo mattino partimmo da quel luogo e attraversammo il ponte del Piave. Ho parlato di un ponte presumibilmente di legno. Sì. Ecco, la prima immagine che abbiamo del ponte è della fine del 1700, ne parleremo in altre occasioni, ma qui si presume che sia di legno anche perché i bellunesi, il governo di Belluno tentò di costruirlo in Torniamo pietra dunque. ai nostri mercanti pordenonesi, i quali appunto il martedì di buonissimo mattino partimmo da quel luogo e attraversammo il ponte del Piave e cavalcammo fino a Serravalle per il pasto. E questi sono i due pordenonesi che abbiamo ora citato, e cioè Gaspare e Giovanni Danieri. Danieli. Marino Sannudo. Sì, Marino, insomma, Marino. italianizzato Sannudo, detto il giovane, nato nel 1466 e morto nel 1536, personaggio di grande interesse per la storia. Nella sua opera Itinerario per la terraferma veneziana scrive: da Cividal, siamo nel 1483, da Cividal a Serravalle. Cividal, ricordo, non è Cividale del Friuli, ma è Cividal de Belun, Ah. la città di Belluno. Da Cividal a Serravalle è mia 15, 15 miglia, dice lui. Prima, mia do, 2 miglia, è una villa sopra uno colleto chiamata Cao Ponti, dove è uno ponte, passa la Piave. Come mai? Un paese sopra un colle. Sembra di capire che per arrivare da Belluno a Capo di Ponte
Si scendeva dalle Andreane sul greto del Piave e poi si risaliva per una strada che ancora esiste. Quindi, visto dal basso, è un colle. Se voi scendete giù a Sì. livello del Piave, vedete che è un colle. Effettivamente domina. Sì, questo è l'itinerario di Marin Saludo per la terraferma veneziana. Sto parlando di un testo pubblicato a Padova nel 1847, ma scritto nel 1483. Era giovane, Marin Sanudo, allora, perché lui era nato nel 66. Ha lasciato quest'opera interessantissima anche per altre zone del nostro territorio, per esempio per le miniere di Agordo, tanto per dire, per Feltre, tanto per dire. Quindi è veramente un testo da conoscere anche questo. Che noi possiamo prendere in visione negli archivi storici. Sì, devo dire che è stato pubblicato anche recentemente, purtroppo mi dispiace dirlo, in una edizione dalle bellissime immagini, ma difettosa per quanto riguarda il testo. Comunque se vi rivolgete, non dico qual è perché così tiriamo Sì. avanti, ma voglio dire se vi rivolgete ad un bibliotecario o ad una biblioteca pubblica trovate anche Marin Sanudo. Bene. Tra i personaggi, diciamo quelli più importanti, che parlano del ponte di Capo di Ponte, c'è anche frate Felix Faber. Siamo nel gennaio del 1484. Felix Faber, che era nato a Zurigo nel 1441 e morirà poi a Ulma nel 1502, fatto un pellegrinaggio in Palestina e in Siria nel 1483-84, scrive così nel gennaio dell'84. Probabilmente lui avrà rielaborato appunti che ha preso in viaggio. Finalmente, anche qui il testo è in latino, ma noi lo traduciamo, mentre scendeva la sera, andammo a cavallo sul fianco di un monte in pendio e nel profondo scorreva il fiume Piave facendosi strada con grande strepito per gli spazi ristretti delle rupi. E quando arrivammo a parti più strette della valle, giungemmo ad un ponte che è proteso da un lato dei monti ad un altro e sotto in profondità c'è il fiume Piave rumoroso, il cui aspetto provoca spavento. Ricordiamo che il Piave, lo dico Allora sempre, era. allora era un grande fiume. E riprende Felix Faber. Passato dunque il ponte, entrammo in un villaggio che è chiamato Pons Plabis, con parole nostre, cioè in tedesco, Plasprug. E qui ritroviamo il nome tedesco simile a quello del documento dell'imperatore Sigismondo. Entrati in un alloggio vi trascorremmo la notte. Ma in questo ospizio fummo trattati male, perché non potevamo avere né cibo né bevanda, né letti né foraggi adatti per i cavalli. Infatti, l'oste, il giorno passato, aveva perso al gioco tutto ciò che c'era di trasportabile nella casa, eccetto solo la moglie con i figli. Direi che questa non è propaganda turistica, certamente. No, Mentre invece i due pordenonesi ti dicevano che lì si erano erano stati. trovati, ospizio diceva di Pietro Bono, che è molto buono. Qui invece questo è rimasto a digiuno. Pensate che ha dovuto andare fino a Ospitale, l'attuale ospitale di Cadore, per Per riuscire. rifocillarsi il giorno dopo, perché racconta che hanno passato una brutta notte e poi sono ripartiti. Questo è Felix Faber, sarebbe Felix Schmid, latinizzato in Faber, che ha lasciato l'opera Fratris Felicis Fabri e Vagatorium in Terre Sancte, Arabie et Egypti Peregrinationem, pubblicata a Stoccarda nel 1843-49, però lui l'ha rielaborata alla fine del 400. Certo che a noi manca ancora un tassello, lo abbiamo accennato nella prima puntata, parlando del ponte di Capo di Ponte, di tutte le ricostruzioni, cioè delle distruzioni, ma anche delle ricostruzioni che sono state fatte di questo ponte, a volte più basso, poi pian pianino ricostruito sempre più in alto, sino a vedere l'attuale. Che come diceva è il 1921 e quindi risale l'ultima costruzione al 1921. Il tempo che abbiamo a disposizione si esaurisce qui, resta in sospeso proprio di vedere questa parentesi e allora ci diamo appuntamento più avanti per ritornare
Facciamo tesoro di queste informazioni che abbiamo avuto adesso, così diamo tempo anche ai nostri ascoltatori di Ponte nelle Alpi non solo di riflettere un attimino e magari anche porci i loro interrogativi e le loro curiosità, per poi ritornare a parlare delle varie ricostruzioni che sono state fatte di questo ponte fino ad arrivare all'attuale. Costruzioni che ci permettono anche di arrivare in altre parti della nostra regione, ad esempio a Venezia, perché si richiamano naturalmente dei nomi che ci portano anche nella meravigliosa città di Venezia. Grazie al professor Augusto Modolo Grazie a voi. e grazie naturalmente a voi che ci avete seguito anche in questa puntata del FAI. Thank you.